DJ Cusciutto, buongiorno bambino, cosa c'è? Non ti puoi svegliare? Stai ancora a letto? Buonanotte. Ragazze, oggi colazione con questo pancake che vi chiedo scusa, ma già ho mangiato una fetta, ma avevo troppa fame e l'ho divorato. Comunque ho fatto in padella, semplicissimo, sempre con la solita ricetta dei miei pancake. Seguite il procedimento del video dei pancake che vi metto al solito nelle schede e nei box info. Ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Io sono Riccia, sono tutta Riccia. Riccia, vi piace più Riccia o Liccia? Riesco mai a dire Riccia o Liscia? No, Liccia, Liccia, dico Liccia. Comunque ragazze, oggi giornata bellissima, veramente veramente bella. Io sto facendo la dieta detox, nei prossimi giorni vi caricherò il video della mia dieta detox, comunque è bellissima. E la cosa che, oltre al fatto di purificare il fegato, i reni, eccetera, anche se comunque ho fatto di recente le analisi ed è tutto a posto, proprio un fatto che per chi fa una dieta sportiva ogni tanto va fatta questa dieta detox, comunque per tutti, perché fa tanto 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 bene. Tanto bene. E l'unica cosa è che ho una palla a cucinare sempre le verdure, eccetera. Allora io ho chiesto a mio padre: papà, mi vuoi fare un bel minestrone? Guardate lui che mi ha portato, è troppo adorabile. Eccolo qua, mi ha portato questa bella scodella di minestrone, dentro c'è un po' di tutto, non vedo l'ora di mangiarlo, è buonissimo, adoro, 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 yummy, yummy, yummy. Carino, guardate che mi ha portato i fiori, l'ho visto qua giù a raccogliere i fiori, ha detto dietro ti ho portato i fiori, mettili nell'acqua, lo mangio pro reale, com'è bellino. Comunque l'ho messo qua dentro e queste sono finte e queste sono veri con l'acqua. E chi sai che queste non possono risuscitare e diventano vive? Ragazze, nulla è possibile nella vita. Ragazze, non so voi, ma io adoro quando la casa è tutta pulita, c'è il sole e ci sono tipo le tende aperte, entra questa arietta in questo periodo di primavera. Adoro troppo, veramente, adoro. Come sono belle le tende che mi ha fatto mia mamma, è vero? Vi devo fare un nuovo video home tour, perché ho cambiato alcune cose della casa. Fatemi sapere se volete. Vi faccio un nuovo video home tour. Comunque devo troppo dirvi una cosa troppo troppo bella. Ragazzi, sono troppo troppo felice oggi, veramente tanto tanto tanto. E perché devo andare a vedere delle nuove case, perché cambierò casa. E perché qua comunque ho avuto diversi convenienti e imprevisti spiacevoli e ho deciso quindi di cambiare casa, mi sposterò a una casa ancora più bella di questa e non vedo l'ora di andare. Ho visto un sacco di casette belle, io voglio una casa indipendente, non mi piace la casa no, del palazzo con altre persone, per il semplice fatto che io sono una persona molto, cioè, mi piace molto la tranquillità, mi piace il casino. Poi, tipo per esempio la mattina devo dormire perché lavoro la notte, sono tutta strana, quindi mi piace la mia tranquillità e comunque ho avuto brutte esperienze nei condomini, nei palazzi, eccetera. E poi piace tantissimo, piacerebbe avere un giardinetto in cui far stare pupi libera, così libera e felice. Non vedo l'ora, quindi cambio casa, nuova casa, evviva! Vi porterò ovviamente con me, vi aggiornerò, vi farò vedere tutto. Buonissimo, vi giuro è buonissimo questo minestrone. Solo mio padre lo può fare così. Ci mando un messaggino vocale al mio papino. Papà, comunque è troppo buono questo minestrone che mi hai fatto. È buonissimo, ma ci hai messo un sacco di cose dentro. Bravo, bravo, troppo buono. Ma è finito o è rimasto? Lo potevo anche congelare. Viva i papà e le mamme, però più i papà, vero? Yummy, c'ho anche questo, pane.
Vado dal fruttivendolo, ho comprato un po' di frutta e verdure, la rucola, la salata, poi cos'altro c'è? I peperoni, era molto invitante, devo dire la verità, i limoni, un po' di odori. Ecco ragazze, la mia spesa detox, ho fatto una grandissima spesa, guardate quante cose ho comprato, ho comprato tutto il fruttivendolo, le zucchine piccoline e anche le zucchine grandi, perché a me piacciono di tutte le misure, poi il broccolo, i broccoli, spinaci, la cipolla, i finocchi che sono super detox, lato che non è detox, però insomma quello 90% è molto consigliato perché è ricco di polifenoli, oli e contiene comunque grassi buoni. Poi la zucca, i mandarini, la rucola, l'insalata, le arance, il cavolo nero, questo è buonissimo, si può fare con la pasta, ma si può fare anche la zuppa di cavolo nero, ve lo straconsiglio. Comunque come vedete le verdure, frutta e verdure a volontà, di tutti i tipi, vanno tutte bene per questa dieta detox. I kiwi, anche kiwi, 5 kiwi, wiwiwiwi, le mele gialle, le pere e poi sono buone queste qua al Conad, sono penne rigate integrali di farro, quindi super ottime, ricche di fibre, sono straconsigliata la pasta di farro. Adesso con tutte queste cose posso farmi tanti frullati e tante cose detox. Poi nel video che farò sulla dieta vi mostrerò e vi spiegherò tutto. Yummy, viva la frutta e verdura! Momento riposino, fatto anche un piccolo spuntino. Adesso ci godiamo un po' di tranquillità qua sul divano. Lei è finita. Mentre si dice un momento eterno, mi muore. Mi do conto di acqua. La tua Peppa Pig qui. Adesso vuole giocare. Vero? Ciao, io sono Peppa Pig. Peppa Pig. Guarda, mi è pulito questo pazzetto a mamma. Madò, il nero fa schifo, fa schifo. Abbandonato il pupazzetto e si è messo addosso a me. Vero amore? Pupi! Come cattiva mammina, voglio di giocare mammina tua. Mammina, voglio di giocare. Sì, questa Pupi! Dai a sonno, amore, mamma ti ama. Butto le orecchie dietro. Batte la coda, io l'amo. Amore! Vieni a darmi baci. Dove? Mi baci. Baci tutto qui, amore. Amore, non ti si vede più. L'unghione che c'hai, che mangi la mozzarella? Oh maron, che fa? Pupi, è proprio bello e felice, tutta ciuccia, ciuccia. Via le mani, via gli occhi, adoro questa canzone, che senso ha se poi mi blocchi? Domani è per sempre, rimani. Domani è per sempre, rimani. Via, via le mani, via gli occhi. Tardissimo, c'ho un appuntamento. Avevo tre appuntamenti per vedere tre case. Il primo già mi è saltato, adesso mi sta per saltare il secondo. Nel frattempo ho già mandato mia mamma e mio padre al mio soccorso a fare le mie veci. Tanto mio padre praticamente è come se fossi io, sa tutto ormai, tutti i miei gusti, tutte le mie cose. Quindi mio padre potrebbe scegliere la casa al posto mio tranquillamente. Quindi papino sta lì e io sto arrivando. Non vedo l'ora, sono troppo eccitata. Che c'ha?
il balconcino. Ops, sono il campo di arrabbiato. Qua è dove abbiamo visto prima. Sì. Bello questa leggings, troppo bella, tutto sbucherellato qua, bellissimo, lo adoro. Vi piace? Sto preparando la cenetta. Allora, ho fatto risotto con la zucca, troppo buono, e poi ho fatto i burger di pollo con le zucchine. E poi ho preparato la tavola, che però si è tutta scombinata la tavola. C'erano anche pistacchi, ma qualcuno li ha mangiati tutti. E adesso mangiamo. Piccola, tu che vuoi? Che vuoi tu? Ma che aspetti? Ma questa deve avere la pappa. Eh beh. Cioè, ma no. Mi piacciono questi piatti. Bellissimi. Troppo belli, eh? Il risotto che ho fatto è troppo buono con la zucca, poi farò la videoricetta. È buonissimo, è troppo invitante. Ti piace? L'aspetto, ti piace? Sì. Però il gusto ancora non l'hai assaggiato. Comunque ho preparato ho preparato questo dolcino perché sono venuti a trovarci mia sorella e il suo fidanzato e ho fatto un dolce fit. Ragazze, ve lo straconsiglio, praticamente è fatto con semplicissimamente con yogurt greco dolcificato con dolcificante, le fragole e il cioccolato fondente a scaglie. È troppo buono. Lo volete, ragazzi? No. Ecco. Bastardo. Ma mangi tu quanti? Erano meglio le chiacchiere. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Piccolo. ¿Eh? Nachos. Piccolo. Piccolo, bravo. Bottiglie d'acqua, piccolo, tutto piccolo, meno male. Chi rinforzerà come ogni giorno e diventerà acquazzone e mi bagnerà fino alle ossa e poi smetterà di colpo. Come un abbraccio che stringe, stringe e alla fine si scioglie. E non c'è più, ma ci sarà ancora. Lo sai da qui.